Torniamo un po' a Tonino Iorio, che era un mio caro amico, compagno di scuola, se Luigi me lo permette. Mi piace molto quella di Diodata che si era sposato, la moglie non sapeva fare i sughi. Non sapeva fare i sughi, che siete capiti? Mamma mia! Il brother Ast, i sughi e la buonalma. Cina è buona, ma i sughi e la buonalma. Poi faceva una sospira per mantenere la calma. Era successo che una mala spietata si era portata la moglie di Odato. E troppo gli lutti, la lacrima amara, passata 3 mesi dietro agli altari. Che è stata vagliona la nuova sposina, era una maga se stava in cucina. Diodata affamata, mangiava per cento, ma proprio Gesù che non era contente. La moglie cioccona, per essere perfetta, cercato ogni giorno cagnare argenta. Ha devrato ogni tipo di ane e padella, cagnate per fine, frassora e fornella. Provata coniglia, pollastre, crastate, usata la stracca, devratti pelata, ma però il risultato fu sempre gli stessi, nessuna ricetta faceva successo. Di giorno, strenne, tardate a finire. Intanto era messo Gesù che bollì. Quando assaggiate per detti rifiati, Gesù che ormai sarà tutto appreciato. Mentre pensava, rincratte Diodato, strutto fatica, sedato, affamato, la moglie porella, confusa, incecita, addevrate ste sughe e cucette la zita. Rigliette ne piatte, ingaciate e condite, si fece la croce e si coette i mariti. Diodato assaggiato. Poi tatte ne strilla, la moglie porella rondatte ne spilla. Mosi che alla cassa riposa la salma, chi stera i sughe che faceva la buonalma?